questo nuovo servizio, che in realtà è una novità, non dico assoluta, ma insomma di grosso rilievo, nasce da un'idea di un operatore della nostra ASL, una psicologa, che studiando i dati ISTAT sulla violenza sulle donne si è resa conto che qualcosa dovevamo fare. Abbiamo condiviso questo, abbiamo formato un gruppo di lavoro che ha portato a questa sperimentazione che è partita il 14 marzo in realtà, ma di cui parliamo oggi, ed è una sperimentazione che parte con uno sportello a Terni, uno sportello di ascolto a Narni Scalo, ma che poi proseguirà, essendo questo un fatto sperimentale, proseguirà anche nel resto dell'ASL, quindi anche a Foligno e a Spoleto. Il cercare di aiutare uomini che si rendono conto delle loro problematiche di violenza e che vogliono uscire da questo tunnel, pressoché esclusivamente verso le loro compagne, è un imperativo, secondo noi, di qualsiasi ente, qualsiasi azienda sanitaria che voglia prevenire questo genere di manifestazioni che conosciamo tutti. Siamo convinti che unitamente ad altri aspetti, quali il centro antiviolenza fatto dai vari comuni ed altri, questo possa dare ottimi risultati.